Di pianta quadrangolare con base a scarpa, la prominente struttura si presenta ornata da un cornicione marcapiano che corre lungo tutto il perimetro del castello e probabilmente con mera funzione estetica. Il castello presenta all'estremità quattro grandi torri, delle quali solo una di forma circolare, posta a scirocco. Il torrione circolare può essere datato intorno al 400. Scarpato alla base, anch'esso è ornato da un cornicione marcapiano e in alto da archetti e beccatelli. Insieme al fossato costituiscono gli elementi più antichi dell'intero complesso architettonico. Le due torri frontali donano eleganza e sontuosità all'intera struttura. Quella meno prominente, ma anche più antica, è di impianto normanno svevo, con base a scarpa e cornicione marcapiano. L'altra si mostra col balcone principesco che domina la piazza e a ricordarne il terreno potere, una corona di pietra in cima alla chiave di volta dell'arco della loggia, sulla quale padroneggia lo stemma della dinastia Caracciolo. Dall'arco d'ingresso si giunge nel grande atrio del castello, caratterizzato da un'acustica sonora di pregevole livello. La struttura si dipana su due livelli. Nel livello inferiore, un tempo abitato dagli inservienti e lavoratori, vi erano un forno, i magazzini per i viveri, la cappella votiva adiacente alla sagrestia, le scuderie, il posto di guardia per la guarnigione e la colombaia. Nel livello superiore dimorava la nobile famiglia ed era composto dalla sala del trono con il fregiato matroneo, la loggia principesca, alcune stanze private, la grande sala comune per i banchetti e l'armeria.